A Teramo l'associazione Inquilini e Abitanti dell'Unione Sindacale di Base e il Centro Politico Comunista Sandro Santacroce sono tornati a denunciare il degrado persistente nella zona di Via Longo. Nonostante le promesse dell'amministrazione comunale, l'area continua a essere trascurata, sollevando preoccupazioni tra i residenti e gli attivisti. La situazione è peggiorata di tanto negli anni, praticamente si è lesa anche la dignità di chi abita questi quartieri, oltre che ledere la dignità chi vive l'emergenza abitativa a Teramo. Il problema dell'emergenza abitativa non è sull'agenda dell'amministrazione comunale, assolutamente, in quanto in questi 6 anni non abbiamo visto un'azione che possa portare a una soluzione dei problemi di questi cittadini. Ci sono state fatte tantissime promesse su dei fondi che potevano essere presi, l'ho detto anche prima, PNRR, rigenerazione, fondi di coesione e quant'altro, ma oggi la situazione è questa e dobbiamo prenderne atto tutti e non possiamo più farci prendere in giro. La giunta d'Alberto aveva annunciato un progetto di riqualificazione per Via Longo con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei residenti e di ridurre il degrado urbano. Tuttavia, a distanza di anni, i risultati tardano ad arrivare. La situazione attuale vede ancora edifici fatiscenti e spazi pubblici in stato di abbandono. C'è mia mamma che ha 100 anni e 9 mesi e giustamente alle finestre che le si aprono da sole non si chiudono bene, quindi d'inverno rischia che si chiudono e si aprono le finestre. Le perdite d'acqua, detto stiamo aspettando che crolli una parete perché è una perdita d'acqua abbastanza consistente, non è una, loro l'hanno vista, sono venuti a fare sopralluogo. Però dopo il sopralluogo mi dicono, sì ma abbiamo contattato la ditta che deve venire a fare i lavori, e sì però adesso quelli stanno facendo, cioè tutte promesse, però alla fine nessuno ci fa niente. È semplicemente riaprire le due palazzine che sono vuote, vandalizzate da tutti, e quelle rimaste vuote perché purtroppo le persone sono dipartite, sistemarle, si apre, mettono la chiave, entrano, la chiudono, quelli non devono fare niente. Alle prime sì, ma quelle che le persone sono morte sono comodamente agibili. Quindi signor sindaco, la prego, ci siamo salutati e visti, le ho mandato i messaggi, lei mi ha accontentato per la spazzatura. Mi raccomando signor sindaco, lei è di Teramo, faccia che i suoi cittadini parlino come si deve di Gianguido D'Alberto.